a tutti, sono Luca Brambilla, professore di comunicazione strategica e oggi siamo in un nuovo appuntamento di Incroci di Pensieri con Paolo Iacci, che ringrazio di essere qui. Grazie a te. Professore di gestione delle risorse umane all'Università Statale di Milano. Caro Paolo, partiamo subito. Aiutaci a fare un quadro, partendo da cosa tu reputi interessante come nuovi sviluppi sul tema globalizzazione, avendo come occhio un focus sul tema delle risorse umane. La globalizzazione si è sviluppata sia sul versante oggettivo, la globalizzazione dei mercati, che sul versante soggettivo, la mutazione antropologica che è in corso derivante dalla connessione che la rete ha consentito. Dal punto di vista oggettivo, la globalizzazione dei mercati ha fatto sì che le tre variabili classiche, cioè domanda, offerta e concorrenza, non siano più oggi in sincronia come lo sono sempre state, ma possono essere anche asincroniche. Cosa vuol dire? Vuol dire che, ad esempio, in Italia abbiamo avuto una contrazione dei mercati in questi ultimi 10 anni e nello stesso tempo in moltissimi settori uno sviluppo della competitività. Questo ha determinato il fatto che nelle aziende in molti casi noi dobbiamo fare più cose, più investimenti e abbiamo in realtà meno risorse con cui farlo. Questo crea una serie di problemi ed è la prima situazione paradossale che la globalizzazione ha determinato. Ve n'è una seconda determinata dalla rete. C'è stata una globalizzazione delle connessioni e quindi dell'informazione e quindi di tutto il sapere che abbiamo a disposizione. Questo ha determinato che la persona umana improvvisamente si è trovata senza limiti. Quando io sono nato andavo in campagna e potevo girare in questo paesino, San Polo Denza, e tutti mi conoscevano. In realtà io ero libero. Ero libero perché ero in un mondo conosciuto dove non avevo pericoli. Oggi io sono in un mondo enorme, potenzialmente infinito, ma non so più trovare la strada di casa. Questa è la situazione in cui in molte case, molte volte le persone si trovano. Allora che cosa sta succedendo? Sta succedendo che a fronte della globalizzazione dei mercati e della globalizzazione delle connessioni, tutti i parametri, i caposaldi su cui siamo cresciuti stanno cambiando. Facciamo dei casi concreti. Se io parlo delle aziende, che cosa sono? Sono dell'insieme di persone che utilizzano la leva economica e la leva tecnologica per produrre dei beni. Noi siamo abituati a pensare quindi che possediamo i mezzi di produzione, da Taylor, Marx e così via, la possiamo pensare in maniera diversa, ma sicuramente dobbiamo possedere dei mezzi di produzione, le persone convergono in un solo punto e nello stesso tempo, nello stesso spazio, utilizzano i mezzi di produzione per produrre qualche cosa. Oggi non è più vero. Le nuove forme organizzative prevedono che non necessariamente il più grande locatore possieda, che è Airbnb, possiede effettivamente degli alberghi, non ne possiede neanche uno. Uber, il più grande gestore di mobilità, non possiede neanche un taxi e così via. Alibaba, il più grande venditore di cose al mondo, non possiede un magazzino. Allora, questo è ad esempio un primo caposaldo che è saltato. Oppure è saltato... Con la rete sono saltate delle cose ovvie, esempio. Noi sapevamo che dovevamo nel tempo accumulare sapere e la persona che più sapeva, più leggeva, più studiava, eccetera, era la persona più sapiente. Oggi in realtà, apparentemente perlomeno, la conoscenza è tutta lì, fuori di noi, è dentro la rete. Uno guarda Wikipedia e può dire, ok, io ho bisogno di qualsiasi cosa, la conoscenza è lì ed è accessibile a tutti. Ma è davvero accessibile a tutti? In realtà abbiamo poi davvero tutti gli strumenti per capire come utilizzare quella conoscenza che è lì oggettivata. Ecco allora che si aprono per ognuno di noi degli interrogativi che sono assolutamente inediti. Grazie per questo scenario. Entriamo dentro oscillando sempre su un crinale complesso che è quello dei paradossi,
Dovete sapere che Paolo Iacci ha scritto questo bellissimo libro, L'età del paradosso, e nella prefazione scritta da Enrico Sasson, che è il direttore dell'Harvard Business Review Italia, viene detto una cosa estremamente interessante, cioè che è un libro per persone intelligenti, non nel senso, diciamo, elitario del termine, ma come significato originale, cioè che insegna a intus legere, entrare dentro le cose. Allora ti chiedo, entriamo dentro i temi che hai sollevato. Sincronia tra domanda, offerta e concorrenza. Come fa un CEO, un direttore HR, a investire, a mantenere un livello alto di motivazione in un mercato in cui la quota mercato diminuisce e la concorrenza, soprattutto estera, aumenta? Sembra un quadro impossibile da... Allora, intanto partiamo da una prima cosa. Noi siamo stati abituati a pensare che esiste la cosiddetta best way. Uno una volta andava ad Harvard e lì aveva le risposte. Si studiavano i casi e si capiva come fare le cose. Oggi la best way non c'è più, cioè non c'è più una regola che vale per tutte le situazioni, noi applichiamo quella e sicuramente usciamo dal problema. Quindi la prima cosa da capire è che non c'è alla tua domanda una risposta univoca. Abbiamo N risposte, tante quante sono le situazioni. Noi sappiamo, ad esempio, che normalmente ci muoviamo in una situazione che è sempre et-et, non più out-out. Cosa voglio dire? Voglio dire che noi siamo stati abituati a ragionare in termini binari. Una cosa è o dritto o rovescia, o sopra o sotto. Oggi in realtà non è più così. Oggi in realtà noi in molti casi dobbiamo pensare che andiamo un po', Galimberti dice, usando la logica non più del pellegrino che sa qual è la meta, ma quella del viandante, cioè che volta per volta guarda la situazione che c'è attorno a sé e in questa situazione cerca di capire che cosa conviene fare qui, subito, ora. La differenza però, che è quella che muove chi ha successo, è il pensare contemporaneamente nel breve e nel lungo. Oggi i mercati tendono a premiare chi ragiona soltanto nel breve, ma l'obiettivo delle aziende non è quella del trovare dei risultati a breve, ma è quello del continuare a trovare dei risultati a breve, ma anche a lungo. Allora noi dobbiamo riuscire a trovare delle strade, volta per volta differenti, che possano coniugare il breve periodo con il lungo periodo. Questo a seconda dei casi può determinare il fatto che vi siano delle risorse diverse. Ad esempio, in Italia, per tornare alla tua domanda, le aziende che hanno avuto successo sono le aziende che improvvisamente hanno capito che il mercato italiano era un mercato che andava restringendosi sempre di più e che quindi bisognava assolutamente correre a investire all'estero. Se tu pensi che negli ultimi 10 anni le aziende straniere possedute da aziende italiane sono aumentate del 400%. È un dato che viene poco rilevato, ma è un dato estremamente puntuale nel rispondere, ad esempio, alla tua domanda. La prima cosa è noi dobbiamo pensare che possiamo, ad esempio, essere anche noi degli investitori all'estero, che non vuol dire delocalizzare, che vuol dire pensarci come degli attori globali. Questa, ad esempio, è una prima risposta. Vediamo l'altro aspetto, globalizzazione lato soggettivo, nessun limite nella comunicazione, tutti siamo interconnessi, paradossalmente, qua torniamo al tuo libro, le persone si sentono sempre più sole, sia nella società ma anche nelle aziende, esiste l'intranet, esistono i gruppi social con dentro tutti, le interrelazioni ma anche l'aiuto vicendevole tra i diversi reparti, famosissimo lo scontro marketing e vendite ma anche altri, è ai minimi storici. Com'è possibile? E poi l'altra cosa, come far meglio? Partiamo da una considerazione. Noi attraverso la rete
abbiamo, crediamo di avere esperienza del mondo. In realtà abbiamo esperienza soltanto della rappresentazione del mondo. Se io ho tanti amici in rete, credo di essere una persona ben voluta. Non è così. Io non ho nessuna esperienza di relazione reale. Ho l'esperienza di rappresentazione di relazioni. Tant'è vero che basta un click per non essere più amico della persona. Io la cancello soltanto con un click. Mentre invece se io ho un rapporto, il rapporto va costruito e ci deve essere un'interrelazione profonda. Se no, il rapporto non esiste. Allora, nel momento in cui, ad esempio, un utente viene profilato, che cosa vuol dire? Vuol dire che riceverà soltanto delle informazioni, delle interazioni che continueranno a convincerlo delle posizioni che già aveva prima. Questo determina il fatto, ad esempio, che il confronto viene meno. Venendo meno il confronto, noi abbiamo la sensazione di parlare con molte più persone, in realtà parliamo soltanto con noi stessi. Questo determina un processo di solitudine, perché il processo invece di scambio di comunicazione è una comunicazione con l'altro, con qualcheduno che è diverso da me. Noi non abbiamo più rapporti con la diversità, abbiamo rapporti con l'univocità di informazione, l'univocità di voci. Questo qui è un rapporto di solitudine. Tu sei un professore di gestione delle risorse umane, io faccio il professore di comunicazione strategica. Che nesso vedi e come si è evoluto nel tempo il rapporto tra HR e comunicazione, soprattutto sul versante comunicazione di crisi, visto che quasi tutte le aziende, bene o male, attraversano questo periodo? Una volta la distinzione era netta, la comunicazione esterna con la comunicazione interna, perché era netto il confine tra dentro e fuori le organizzazioni. Oggi in realtà questo limite si è attenuato moltissimo. Siamo quasi colleghi. Le organizzazioni, io credo di sì, le organizzazioni ormai sono porose. E allora cosa vuol dire? Vuol dire che chi è dentro comunica sempre più verso chi è fuori. Allora io non posso avere una faccia dentro e un'altra faccia fuori. Non posso essere cattivo dentro e buono fuori. Io sono quello che sono, sia dentro che fuori. La gestione delle persone è... deve essere rappresentativa del modo con cui io sono, e io gestisco il dipendente esattamente come gestisco il cliente. Se io voglio dare una certa immagine di me all'esterno, devo prima di tutto essere conseguente a questa immagine all'interno dell'organizzazione. Oggi chi fa gestione delle persone dentro le organizzazioni sta in realtà collaborando attivamente a fare gestione della comunicazione dentro e fuori, perché questo dentro e fuori è sempre meno separato, è sempre più un tutt'uno. Ti volevo chiedere anche quest'altra cosa. La tua, come dire, idea di HR, di direttore delle risorse umane, è quella di business partner del CEO e dell'intera società, e non solo quello che, come dire, diffonde queste famose soft skills, che sono fondamentali, che reputiamo utili, ma che non sono sufficienti senza detenere il controllo, lo studio della parte hard, quindi la parte numerica. Approfondisci questo pensiero, che è in controtendenza rispetto alla fama che sta avendo l'azione di coaching, tutto lo studio delle soft skills, eccetera. Certo, in realtà c'è stata una grande attenzione in questi ultimi 15-20 anni al tema delle soft skills, perché noi siamo passati da un'organizzazione che era tutta efficienza a un'organizzazione che in realtà si deve adeguare a un mercato dove il consumatore considera se stesso prima di tutto una persona unica e quindi vuole essere trattata nella sua unicità. Questo vale per il cliente, ma vale anche per il dipendente. Allora al manager è sempre stata richiesta grande competenza tecnica, perché c'era grandissima attenzione al prodotto. Tanto più a questo noi abbiamo dovuto adeguare anche un servizio, e il servizio è diventato sempre più
un servizio individualizzato, noi abbiamo avuto bisogno di sviluppare le soft skill. Il problema è che vi è stato un errore nel pensare che le soft skill avessero vita autonoma rispetto all'oggetto su cui si devono sviluppare. In realtà invece vi è fortissima integrazione. Non si può fare un addestramento, chiamiamolo così tra virgolette, alle soft skill senza parlare, senza calarlo anche nella situazione specifica aziendale, il che vuol dire parlare di business, che vuol dire parlare anche dell'oggettività delle cose. Questa distinzione è una distinzione che in realtà non esiste nella realtà. Concordo. Uno delle grandi problematiche, dei grandi temi che deve affrontare chi si occupa di risorse umane è la rivoluzione digitale, la rivoluzione tecnologica. Certo. Soprattutto perché porta problemi nuovi che l'Accademia, ad esempio, non ha mai avuto modo di affrontare. E quindi questo cambia anche il rapporto tra azienda e Accademia, perché su certe cose l'Accademia è indietro. Allora ti chiedo, è possibile, questa è una provocazione ovviamente, che dall'interno delle aziende nascano nuovi correnti di pensiero e nuovi risvolti, nuovi approcci che influenzeranno a sua volta l'Accademia, a differenza di quello che accadeva un tempo? Allora, intanto la rivoluzione digitale sta determinando una accelerazione tale da far sì che qualsiasi pensiero, nel momento in cui viene cristallizzato, è un pensiero già tendenzialmente un po' vecchio. Cioè l'accelerazione è un'accelerazione fortissima a cui noi non eravamo assolutamente abituati. Questo determina il fatto che l'Accademia, che è stata nel tempo considerata come l'area, il momento, il luogo di produzione del sapere, o perlomeno di osservazione della realtà e costruzione di un sapere organizzato, ha perso questa funzione, perché l'accelerazione è tale che è difficile che il sapere possa essere strutturato lontano dal momento di produzione. Il momento di produzione in realtà però non è soltanto dentro l'azienda, ma è sia dentro l'azienda sia dentro la società. Allora qui dobbiamo pensare probabilmente a un modello nuovo di accademia molto aperta sia verso le imprese sia verso la società civile, perché queste distinzioni sono per l'appunto saltate. Se è vero questo, dobbiamo pensare a forme nuove di formazione. La formazione fortemente strutturata continuerà a servire. Il problema della digitalizzazione è prima di tutto un problema di skill tecniche, e questo ovviamente, cioè ingegneria continuerà ad avere dei, certo, capisaldi, perché senza quello, come dire, poi non faremo nessun PC, non faremo... È d'accordo, ma questo da solo non basterà, cioè dovremo poi avere, oltre a queste skill tecniche, anche degli strumenti per orientarci in questo mondo in così forte cambiamento. Ecco che allora l'università dovrà approfondire tutti gli aspetti di metodo con cui io leggo la realtà e con cui cerco di trovare delle strade di sopravvivenza. Ti ho fatto la domanda precedente perché mi hai raccontato fuori dall'intervista che agli alunni che hai all'università statale tu li approcci con un metodo meraviglioso che io spero venga preso a modello da tutti, cioè fai le lezioni ogni volta in aziende diverse. Allora, per favore, approfondisci, perché è interessante che tu fai questo non come vezzo, ma perché noti la necessità, in un mondo che cambia, di avere una didattica e una formazione che cambia. Io ho la cattedra di gestione e sviluppo delle risorse umane, ho diviso banalmente il mio programma in argomenti e faccio ogni volta, ogni mattina del mio corso, faccio una duplice lezione. Tolta la prima lezione, che è di introduzione, è l'ultima in cui cerco di tirare la sintesi di tutto quello che abbiamo fatto, in tutte le altre lezioni vado in un'azienda differente
e chiedo all'azienda di darmi uno spazio fisico in cui tengo una prima parte di lezione, che è una parte di lezione introduttiva al tema, e c'è una seconda parte in cui questo stesso tema trattato viene declinato nel cosa l'azienda concretamente fa. Facciamo un esempio. Se io faccio il tema della selezione del personale o tratto il tema della formazione, andrò in un'azienda, parlerò prima del come viene strutturato un processo di selezione o di formazione, dopodiché guarderò nell'azienda X in cui noi siamo come loro selezionano, in un'altra azienda come loro formano le loro persone, come fanno l'analisi dei bisogni o come organizzano i momenti di training. Questo dà la sensazione anche di un sapere che non è un sapere astratto, ma dove l'astrazione, che pure serve, è un'astrazione che fortemente è vincolata a un riflesso poi dentro alla realtà concreta. E anche nella realtà concreta io cerco di far parlare poi non soltanto il responsabile, ma più persone, per far capire loro, ai ragazzi, come ad esempio queste persone hanno seguito un certo iter professionale, quali erano i loro bisogni. Cioè, noi dobbiamo cercare di aiutare le persone e i ragazzi soprattutto a crescere prefigurando in qualche momento quello che potrebbe essere il loro sviluppo successivo. Non possiamo più pensare a delle istituzioni l'una staccata dall'altra, non esiste l'istituzione università, l'istituzione azienda, l'istituzione e così via. Dobbiamo pensare a un percorso di esperienze comuni. Abbiamo parlato dei profili junior, parliamo adesso dei profili executive. Tu sei il direttore del Master in Executive HR della Business School del Sole 24 Ore, dove tra l'altro ho anche il piacere di insegnare. Quali sono le problematiche, i temi che secondo te occorre diventino oggetto di dibattito tra i grandi direttori HR delle aziende? È saltato il patto che ha sempre intercorso tra l'azienda e il singolo lavoratore. Una volta una persona entrava in un'azienda, dava tutto il suo tempo, lasciava che l'azienda gestisse la sua carriera. Si entrava in un'azienda e tendenzialmente ci si rimaneva tutta una vita. Oggi ovviamente non è più così. È responsabilità del singolo il mantenere viva la propria impiegabilità sul mercato del lavoro. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'azienda insegnerà alla persona quello che serve per produrre un certo servizio, un certo prodotto in un certo momento, ma poi la persona deve essere anche responsabile della sua crescita. Questo cambia completamente il rapporto tra l'impresa, che oggi non riesce più a garantire continuità infinita nel tempo, perché i mercati sono troppo volubili, e la persona, che ha bisogno di essere maggiormente responsabilizzata. In questo diverso collocarsi reciproco tra individuo e organizzazione sta cambiando il rapporto col sindacato, sta cambiando il rapporto con che cos'è la carriera e così via. Allora la direzione delle risorse umane, ma in realtà tutta l'azienda, si sta ponendo dei nuovi interrogativi, proprio di cercare di aiutare le persone a ritrovare una strada, una via d'uscita in un mondo che è per l'appunto sempre più paradossale. A proposito di paradosso, torniamo al tuo libro. Ne contiene 25 e sarebbe troppo facile chiederti un approfondimento su uno di questi 25 paradossi, perché tu li hai scritti e lasciamo a chi ci segue la gioia di scoprirli, indagarli e ragionarci su. Te ne chiedo un 26esimo che riguarda il mio mondo delle negoziazioni. Esiste questo paradosso per chi si occupa di fare il negoziatore. Da una parte i bravi negoziatori sono coloro che conoscono la metodologia e il processo, dall'altra la maggior parte delle negoziazioni complesse si risolvono grazie a uno spirito creativo, quindi a un'intuizione che è tutt'altro che metodologica.
come si gestisce questo aspetto estremamente tecnico dall'altro, estremamente soft creativo dall'altra parte? Perché se noi parliamo di negoziazioni in un ambito professionale, in realtà dobbiamo partire dal presupposto che una volta gli obiettivi erano obiettivi chiari, definiti e sempre univoci, dove anche gli attori seguivano dei ruoli fortemente prefissati. Oggi sempre più si chiede autenticità alle persone e sempre più gli obiettivi sono raggiungibili soltanto se in qualche modo vi è compartecipazione tra gli attori delle diverse situazioni e quindi anche delle negoziazioni. In un mondo che è sempre meno pre-strutturato, allora noi abbiamo sempre il valore delle metodologie, quindi ad esempio vale sempre insegnare e capire le diverse fasi della negoziazione, ma poi prevale sempre alla fine la capacità del singolo individuo di essere se stesso all'interno delle situazioni e capire qual è effettivamente l'obiettivo vero che ci può unire. Dietro c'è un problema però, se mi consenti, anche etico, cioè in qualche modo non è più consentito alle persone di muoversi verso l'obiettivo prescindendo dall'eticità con cui ci si comporta. Allora, se io guardo l'elemento etico, noi dobbiamo approfondirlo, si parla molto poco di etica nella nostra società, invece c'è un'urgenza che sta emergendo, fortissima. Lo si vede dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale e così via. Se noi guardiamo l'etica, noi abbiamo tre tipi di etica. C'è un'etica che è fondamentalmente quella cristiana, che è l'etica dell'intenzione. A seconda dell'intenzionalità che tu hai, io ti dico se tu stai facendo bene o male le cose. C'è una seconda etica che è l'etica laica. Se vogliamo, è l'etica che dice devi trattare l'uomo come fine e mai come mezzo. C'è una terza etica, che è l'etica weberiana, che è l'etica della responsabilità. Indipendentemente dalle tue intenzioni, poi tu sei responsabile degli effetti delle cose che tu. Noi oggi dobbiamo cercare di cogliere le problematiche che la tecnologia, che questa situazione in cui noi siamo immersi oggi ci pongono, cercando di responsabilizzare molto di più le persone verso gli obiettivi che si stanno ponendo e verso le modalità con cui le raggiungono. Questi temi sono temi che la società sta ponendo forte a chi ha responsabilità di governo, la classe dirigente del paese, e su questo credo che sia necessario un approfondimento che in questo momento manca. Ti faccio un'ultima domanda che è il naturale proseguimento dell'ultima cosa che hai detto. Nuove organizzazioni, nuove tipologie di relazioni con nuovi problemi. Quali sono le caratteristiche che un leader deve avere adesso? Deve pensare alla... deve essere una persona ricca interiormente, ricca per il percorso che sta facendo, ricca per la generosità con cui ci si mette. Mi ha colpito un'osservazione che faceva Simon Sinek quando dice tra i marine il sergente è l'ultimo che mangia in mensa. Noi abbiamo in mente un leader eroico, c'è l'epopea del leader, della persona che da sola può cambiare le situazioni. Questo non è vero. Oggi la realtà è così, e non l'è mai stato, ma ancor meno oggi, che la realtà è estremamente più complessa di prima. Allora in realtà Napoleone non sarebbe stato nessuno se non avesse avuto dietro
un esercito, ma un popolo che lui sapeva interpretare nei suoi bisogni più, più profondi. Oggi c'è un'urgenza di comprensione della realtà che richiede un leader che sia un leader contemporaneamente più riflessivo, che capisca più le cose, ma anche che, si dice in gergo, ci si mette la faccia, no? Lo diciamo tutti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ad esempio si assume la responsabilità della solitudine delle decisioni, cosa che non è facile, che non è semplice, o dell'essere oggetto di critica, perché chi è solo che si prende la responsabilità può anche essere oggetto di critica. Ecco, questa ricchezza e questa autenticità io credo che sia la principale caratteristica che oggi deve avere un leader. Invece io so la caratteristica che deve avere un maestro dei tempi moderni come te, e chiudo su questa battuta, se me lo concedi. Un tempo i maestri avevano risposte sicure a ogni domanda. I maestri di adesso si contraddistinguono perché sanno porre le domande giuste più che indicare qual è la strada da percorrere. E tu col tuo libro dai tanti suggerimenti, ma soprattutto fai nascere nuove domande a chi si imbatte in questo libro, in questa intervista o direttamente con te a lezione. Quindi di questo ti ringrazio e saluto tutti per il prossimo appuntamento. Grazie molte, grazie a tutti.